Bella. Oggi mi hanno prestato questa. Dobbiamo testare il gingillo sul campo. La connessione è medio alta, ci sta bene. La laggosità. Allora, se noi siamo in pochi, anche loro saranno in pochi. C'è proprio qui. Seguiamo la Almeno traccia. non ne scorgo traccia. Dove stanno? Ci stanno? Sì, ci stanno. Perché non li vedo? Il vecchio Mike è andato. Oh, matalo, matalo, oh. Una cosa sola, una bazzucata, niente, oh, mi sono fatto matare, avete notato? Bravo così, matalo. No, vabbè. Quando succedono queste cose, io penso, ma chi tu che stiano lì? Quanti santi in paradiso vuoi che tenga? Chi tu che stiano lì? Guarda come si abbassa, guarda la iena come si è abbassato, guarda. Mike, caro Mike. Ah, Mike, se ne aiuta un'altra volta. Mi sembrano un po' scarsetti questi ragazzi, così di principio. Ah, il vecchio Bava, ve lo ricordate? Gli dedicai un famoso episodio. È un grande anche lui, vediamo un po'. Sta su 5 a 1, è appena morto. Un grande. Vediamo un po' se riusciamo a fottere qualche muso giallo. Eccolo. Ecco la pantegana salterina. La vera e unica pantegana salterina. Che non si spaventa certo per questi ridicoli colpi di fuciletto, questo sì, invece si è spaventato. Qualcuno mi viene a cercare, io ricarico con molta perseveranza e mi agguatto qui, aspettando che la mia Claymore. Oh no, non puoi non morire, cioè sarebbe veramente scorretto da parte tua. Ok, vediamo un po' come siamo messi a armi. Armi non stiamo un granché. No, dai, si fanno ammazzare una bellezza questi. Manco gli sparano. Dai ragazzi, su. Dai ragazzi, su. Occhio, perché hai tirato quella? A chi l'hai tirata soprattutto? Se arrivano da qua, se arrivano. Se arrivano. Questo non lo so. Ecco il vecchio Bava, ve lo faccio vedere in azione. Guardate come corre. È un campione. In faccia all'avversario. Spara e uccide, ma viene poi ucciso. Un grande comunque, un grande. Un nostro eroe. Questo io ragazzi non è che sto a camperà adesso, è che proprio non gliela faccio. Cioè, mo che volete che vado là con quest'arma di distruzione de massa a fa che, regà, dove? Io devo sta buono così, no? Due, due, vai, vai che li fottiamo. Bravi così, fermi. Oh, adesso dovrebbero venire a prendermi, quindi io lo tirerò qui. No, ma matato. Meno male, così ricominciamo un'altra serie di uccisioni, no? Perché mo io mi rimetto lì, sia ben chiaro, non è che mi sposto un centimetro. Anzi, vi faccio vedere un numero di alta magia. Questo. Avete visto quella palla infuocata? Beh. L'ho buttata via così, come un signore butta via le briciole. Arriva qualcuno da questa parte molto potente. Un pro. Ecco, ci sta sparando. Ma Bava si. Bava è al sicuro. Si è. Ecco, grande. Diamo copertura a Bava. Copriamo Bava, ma non serve. Il vecchio Mike è appostato. Il
segugio. Non si può batterlo. C'è solo un modo di distruggerlo. Questo, il vecchio bazooka, neanche, non lo sente. Boom, 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 boom. Vediamo un po' se facciamo ancora il tempo a raccogliere briciole. Eh sì, ce la facciamo. Ma vorrei far via alle spalle da sti bello. Ehi, granatone. E anche lo UAV nemico. Che è la cosa peggiore che possa capitare. Stop tube. Lascia stare, falli divertirsi ragazzi. Perché non si dovrebbero divertire? L'importante è che la vittoria la porta a casa. Ma che, chi è che dice che è aghero? Io aghero? No. Ah, sul server ragazzi, neanche me ne ero accorto. Qualcuno mi arriverà da lì a fottermi. E comunque quest'arma non finisce mai i colpi, è uno spettacolo. Ah, forse ce l'aveva con me perché hackeravo. O con quello, boh. Tararam. Tararam. Una se la teniamo che può servire. Vabbè, muoviamo un po' da qui, vediamo che succede. Bravo, quello l'ha pensato bene quel Danny, ha fatto il giro alle spalle. Ora sono rimasto senza assolutamente nessun tipo di munizione. Può succedere un nemico solo se gli arrivo a corto, ma non è questo il caso. Ecco, questo sì. Ecco, adesso c'ho... non so che cazzo è questa. Sì, sempre un altro cannone da... da bombardamento. Interessante. Uff. Uff. Cioè non ditemi. Boh. Forte, forte. Buono, buono, buono.